Un nuovo tassello per il turismo di domani, anzi, tanti tasselli, quelli dei mosaici di Saltara di Colli al Metauro, ormai pronti per i grandi palcoscenici della cultura e della promozione del territorio, come l'itinerario archeologico di Confcommercio di Pesaro Urbino Marche Nord, nato da una costola degli itinerari della bellezza per valorizzare le risorse storiche e artistiche di piccoli e grandi comuni. Dopo il restauro dei frammenti ritrovati negli anni 30, per i mosaici del MOS conservati nella sacrestia dell'ex chiesa del Gonfalone, è dunque arrivato il momento di fare il salto di qualità, entrando di diritto tra le attrazioni dell'itinerario archeologico 2021. Siamo oggi qui a Saltara, presso la MOS, la sala dei mosaici di Saltara appunto, per presentare il nuovo itinerario archeologico di Confcommercio 2021. Come amministrazione comunale eravamo molto interessati a fare in modo che nel nuovo opuscolo fosse presente in maniera più descrittiva, più importante, questa sala alla quale abbiamo lavorato in maniera molto importante nell'ultimo anno e che abbiamo inaugurato a fine settembre. È una sala dove trovano una nuova esposizione i tre frammenti musivi di età romana ritrovati a Calcinelli nel 1927 e che nell'ultimo anno sono stati restaurati e restituiti nel loro integrale splendore alla cittadinanza. Siamo molto contenti di ospitare questa conferenza stampa di presentazione del nuovo itinerario archeologico, certi che le persone potranno apprezzare non solo tutte le bellezze della provincia in tema di archeologia, ma soprattutto possano fermarsi qui a Colli al Metauro a vedere questo grande splendore che sono i mosaici. Ma l'itinerario archeologico nella provincia di Pesaro Urbino è uno dei prodotti che Confcommercio ha realizzato partendo dal progetto dell'itinerario della bellezza. Cioè abbiamo cercato di cogliere all'interno dell'itinerario della bellezza i vari cluster, le varie opportunità turistiche dei 12 comuni che fanno parte del nostro itinerario. E dentro a questo percorso abbiamo individuato l'itinerario archeologico lungo la via Flaminia. È un prodotto turistico d'eccellenza perché in questo territorio abbiamo il meglio dell'offerta archeologica che offre la nostra provincia, dal parco archeologico di Fossombrone, che è l'unico parco archeologico della nostra provincia, a tante realtà anche poco note ai turisti, come è il caso dei mosaici che sono stati ritrovati qui nel comune di Colli al Metauro, a Saltara, e che oggi sono state impreziosite con la creazione di questa sala museale, questo MOS, Mosaici Saltara, che saranno adeguatamente valorizzati nella prossima edizione dell'itinerario archeologico che realizzeremo nel prossimo anno, nel 2021, in occasione della Borsa del Turismo Archeologico di Pestum, che si tiene nel mese di aprile, la settimana dopo Pasqua. Con l'itinerario archeologico, quindi con l'offerta di Pergola, di Fossombrone, di Fano, di Pesaro, di Colli al Metauro e Cagli, noi completiamo un circuito di valorizzazione turistica che sta avendo un notevole riscontro da parte dei turisti, come anche la recente iniziativa fatta dal Comune di Fossombrone riguardante il parco archeologico consentiranno insomma di movimentare il prossimo anno, Covid permettendo, tanti turisti nel nostro territorio.